Belli miei, benvenuti e bentornati in un nuovo video, bentornati al mio canale. Oggi, nuovo video, sempre sul DLC di Brotherhood riguardante Leonardo da Vinci. Come vedete la location è un po' cambiata, devo ancora capire un pochino cose, come mettere le cose, l'inquadratura, cose, però vabbè, insomma, vedrò io. Comunque sì, sono nella casa nuova, quindi spero di tornare in live al più presto. Appena troviamo una connessione adatta, ritorneremo più forti che mai. Prima di lasciarti il video ti chiedo di mettere un like e di iscriverti al canale, sempre se ne hai voglia. Attivando la campanella così da non perdere più nessun video, nessuna live o nessun contenuto in generale, ti lascio il video. Beh, direi di seguirlo dai tetti. Quindi sono proprio scuro in faccia. Vabbè, ragazzi, devo ancora capire un pochino come mettere le luci, come fare il tutto, ma avevo voglia di giocare e di registrare. Quindi ho acceso e basta. Forse era meglio non usare i tetti, anche perché è pieno di gente. Quindi, insomma, veramente forse era meglio non farlo. Però noi che ce frega, li ammazziamo tutti senza problemi. Anche lì è qua sotto. Zitto, stupido. Quella puttana me l'ha mandato in regalo. Non ce la voglio più in casa mia. Saremo lieti di aggiungerlo alla collezione, come convenuto il maestro attende per riceverlo dalle vostre mani. Pensava di compiacermi donandomelo dopo aver sposato un altro uomo. Gli usi di uomini e donne sono bizzarri, ma Hermete ci insegna che attraverso lo studio entrambi possono raggiungere l'armonia. È evidente che non avete mai incontrato una donna come Lucrezia Borgia. In effetti. Comunque, li calvano corpi a fianco mentre camminano, ma non si fanno proprio problemi, eh. Sono super tranquilli. Ok, raga, ho acceso un pochino la luce. C'è il cappello che mi fa un po' di ombra, però vabbè, metterò a posto tutto prima o poi. In questi giorni metto a posto e cerco di capire come fare tutto per il verso giusto. Vabbè, mi sono rotto il cazzo di stare qua a uccidere le guardie, quindi scenderò, me la faccio a piedi. Minchia, come corrono? Cosa c'è? Che succede? Maledette bifolche. Vieni con me. Che succede? Oddio, sta venendo qua. Oh shit, aiuto, siediti. Ma no, invece. Scusi, ma perché è tornato indietro allora? Cosa vi chiedi? Fermo, un momento, aspettate un giusto una parola. Aspettate un momento solo. Finalmente qualcuno che prende le nostre difese. Ben fatto. Dai. Complimenti. Siete veramente fortissimi. Lasciatemi in pace. Perché non prendere l'albero alla fine? Oh shit. Orco can. Ah vabbè, pensavo fosse lui. Ok, ci siamo, go go. Oddio, dove cazzo? Dai, Ezio! Volete concludere la vendita? Sicuro. Quella donna ha finto trasporto per sedurmi. Tutta colpa del suo sangue spagnolo. Ne sono certo. Ah, dispensate menzogne con noncuranza basandovi su poco più di un nome. Quei paesi, quei gruppi, diventano bersagli facili per i pigri e gli ignoranti. Dovreste dirlo a lei, la presuntuosissima duchessa. Puttana! Ho cambiato idea. Quel dipinto non merita di appartenere a chi che sia. Però. Esamina il dipinto e cerca indizi. Fa attenzione. È il prodotto di mani umane guidate da un brillante ingegno. Trattalo con rispetto. Vai. L'ha appena smaccato per terra. Dove vai? Mamma mia, se ti prendo, zio. Hai finito di stare bene. Ma
Questo qua quanto stato corre? Ma stiamo scherzando? Ma chi è? Bolt? Bolt incappucciato. Vabbè, lo faccio uccidere da un mio assassino senza problemi anche. Ah. Porellino. Grazie, fratello. Ok, usciamo dal Vaticano. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta, siamo quasi fuori. Io direi anche che potremmo buttarci in acqua. Sempre Sezio decide di fare quello che chiedo. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo fuori. Boh ragazzi, questo video è finito. Ti chiedo di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, sempre se ti è piaciuto e se ne hai voglia. Tanto non ti costa niente e a me fa solo un sacco di piacere. Come sempre ti auguro un buon pomeriggio, una buona serata, dipende da quando guardi il video, e noi ci vediamo nel prossimo episodio.